Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa per la presentazione delle attività dell'Osservatorio regionale dei rifiuti. Il Presidente prima nelle interviste ha già delineato quello che è stata l'attività che è stata svolta nell'ambito del 2023. Per il 2024 c'è tutta una serie di iniziative regionali per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti, di cui l'Osservatorio costituisce il momento anche di promozione, di valorizzazione della informazione anche ai fini della conoscenza da parte dei cittadini. Che cosa abbiamo in programma quest'anno? È in dirittura d'arrivo il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. In questa fase si sta svolgendo la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica. Nel giro di un mese avremo il piano approvato e saremo tra le prime regioni d'Italia ad averlo fatto. Il piano costituisce un elemento fondamentale della governance del ciclo dei rifiuti, oltre ad essere una condizione abilitante per i fondi comunitari del PFS del 2021-2027. L'altro aspetto, lo accennava anche prima il Presidente durante la conferenza stampa, è la governance. Come sapete, la legge regionale, la norma nazionale e poi la legge regionale 14-2016 ha diviso il territorio regionale in 7 ambiti che rappresentano il territorio regionale. All'interno dei singoli ambiti sono stati eletti come consorzio obbligatorio dei comuni i singoli rappresentanti. Le due attività principali che gli enti d'ambito dovevano svolgere sono quella della pianificazione d'ambito e soprattutto dell'individuazione del soggetto gestore. Il tema è attuale perché a distanza di qualche anno, adesso sono passati 7 anni dall'elezione degli enti d'ambito, una parte delle attività che dovevano essere svolte non sono state fatte. Lo scorso agosto il Consiglio regionale ha emendato la legge regionale 14-2016 stabilendo un calendario serrato, puntuale, che si completa ad aprile, per cui laddove gli enti d'ambito non dovessero provvedere in questo senso, saremo costretti, nostro malgrado, ad avviare le procedure di commissariamento per l'individuazione del soggetto gestore. Il tema è un tema in evoluzione, perché, come spesso dico anche nelle attività convegnistiche, il Presidente prima lo accennava, vi è stata la riforma dei servizi pubblici locali, il 201 del 2022, entrato in vigore a gennaio 2023, che ha modificato sostanzialmente quello che era l'assetto delle competenze per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, oltre che degli altri servizi pubblici locali. È chiaro che l'attività, laddove dovesse intervenire il commissariamento, la strada per le prime due forme, cioè quello dell'affidamento in house o l'altro del partenariato pubblico-privato, non sarebbero più percorribili e quindi il commissario dovrebbe poi necessariamente procedere verso la gara e quindi esclusivamente verso il mercato. È un auspicio che gli enti locali trovino la quadra, ci sia un momento di riflessione, di concordia tra le istituzioni locali per risolvere la problematica. Terzo aspetto, siamo in una importante fase di completamento di quella che è l'impiantistica regionale. Anche qui noi continuiamo ad avere una parte della procedura di infrazione, quindi una sanzione comunitaria, un terzo è stato tolto, l'altro terzo, il secondo terzo, siamo in fase di risoluzione. Come diceva prima il Presidente, sono stati costruiti 2 impianti di Giuliano e di Caivano che processano attualmente circa 700.000 tonnellate di ecoballe all'anno, che al termine di questa attività di rimozione delle ecoballe saranno funzionali al ciclo, quindi noi li assegneremo al territorio e funzionali al ciclo. Rimane un terzo che è legato all'attività del compostaggio. Abbiamo in corso decine di interventi per il compostaggio. L'altro ieri qui ho tenuto la conferenza dei servizi per Chianche, siamo in fase avanzata, speriamo nel prossimo mese di licenziare l'autorizzazione integrata ambientale e consentire così al Comune l'avvio della realizzazione dell'impianto che costituisce, come dire, il completamento del ciclo per la parte dell'umido nella provincia di Avellino, ma così come ne abbiamo in tutti gli altri resti del territorio della Campania. Abbiamo 15 impianti che sono in corso. Questa attività si completerà nel 2026 e avremo una capacità produttiva di circa 750.000 tonnellate, che è anche superiore rispetto a quella che l'attuale fabbisogno regionale.
E quindi ci avviamo a quella che viene, come vi ho detto, auspicato, cioè l'autosufficienza regionale e l'autosufficienza territoriale dei singoli enti d'ambito per la chiusura del ciclo e per il superamento definitivo, ma non solo dell'infrazione, della procedura di infrazione comunitaria che ormai, come dire, è in fase di chiusura, non fosse altro per il tempo passato, ma soprattutto di definizione del ciclo per una ottimale gestione ed evitare quello che oggi purtroppo avviene, lo spostamento di rifiuti nell'ambito del territorio nazionale o anche nel territorio est, con tutte le insidie e le difficoltà del caso. Grazie.